Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi proveremo insieme queste fantastiche tempere per dipingere sul tessuto. Sono queste qua e sono della Borgione. Vi lascio giù nell'info box il link del video dove apriamo il pacco che mi è arrivato da questa azienda. Vi leggo una breve descrizione del prodotto, quindi. Sono dei colori per stoffa a base d'acqua, si stendono con il pennello, asciugano in 2 ore, sono adatti ai tessuti chiari tipo cotone, juta, fibre miste e sintetiche. E invece per i tessuti scuri è consigliabile dare una prima mano di bianco. Quando il colore sarà asciutto, bisognerà passare il ferro da stiro caldo sul tessuto alla rovescia per 5 minuti. Non va usato su tessuti trattati con appretto o in generale anche con l'ammorbidente, quindi è sempre consigliabile lavarli prima. Si toglie tranquillamente e facilmente dalle mani ed è consigliato soprattutto per i bambini per stimolare la motricità fine e la creatività. È adatto già dai 3 anni, naturalmente su supervisione di un adulto. Non contiene glutine e non contiene solventi. Ricordatevi sempre, quando usate questo tipo di prodotti, di indossare dell'abbigliamento comunque sia che o non vi interessa che si macchi o mettete, cosa ne so, un grembiule o qualcosa, in modo da evitare che il colore possa comunque sia fissarsi. Sul tessuto dove non volevate fissarlo. E niente, vi faccio vedere esattamente qual è il progetto che voglio realizzare. Ahimè, tutti quanti conosciamo questo dispositivo di protezione che è una mascherina. Questa l'ho realizzata io seguendo lo schema di una ragazza che ho trovato qua su YouTube. Vi lascio il link giù nell'info box perché non mi piace fare i tutorial di altre persone, quindi io l'ho realizzata, ma se anche voi volete realizzarvela, è giusto che andiate nella pagina, nel profilo, nel canale della persona da cui io l'ho visto. Quindi io l'ho visto da lei e quindi vi lascio giù giustamente il link per realizzarla. Questo, è il risultato. Ha anche la tasca dietro, vedete, qui si potrà inserire un pezzo di ecopelle o di carta forno che poi andrà necessariamente, se si tratta della carta forno, buttata e cambiata ogni volta e naturalmente anche questa la dovete sterilizzare. La trovo una validissima alternativa a comprare quelle usa e getta che praticamente non si trovano o comunque sia se si trovano a volte sono carissime. Quindi io vi consiglio di realizzarvela a casa o di comprarla da chi le sta realizzando in tessuto, anche perché vi durerà all'infinito, considerando che potrete sterilizzarla e lavarla appunto come se fosse una maglietta. E niente, io questa l'ho realizzata per una persona a cui giustamente serviva bianca, però a me bianca, siccome si deve uscire per le questioni indispensabili. A me Bianca mette una tristezza infinita, davvero. È proprio una cosa tristissima e ho deciso di colorarla. Quindi sarà una maniera anche carina per passare un po' di tempo, per farla realizzare ai bambini, perché appunto, come vi dicevo, questa tempera è adatta già dai 3 anni. Quindi tranquillamente possiamo rendere uno strumento indispensabile anche qualcosa di, passatemi il termine, divertente. Magari per i bambini che con una mascherina con il loro personaggio dei cartoni preferito, magari la indosseranno più volentieri. Ok, ora vediamo come procedere. Allora, se siete andati a vedere il link di come procedere per fare la mascherina, io mi sono fermata a questo punto, cioè ho fatto la tasca
ho unito i due pezzi solo per un verso e ho lasciato l'altro libero. Perché ho fatto questo? Perché il tessuto va stirato alla rovescia e il ferro da stiro dalla tasca non entrava se io avessi chiuso tutto. Quindi mi sono fermata a questo punto. Quindi questa sarà la parte frontale. Vedete, la cucitura è qua dentro. E quindi qua dovrò fare il mio disegno. Sul sito consigliano di mettere un qualcosa al di sotto, quindi io metterò il foglio di giornale, così, perché il colore potrebbe passare attraverso il tessuto. Siccome è anche la prima volta che io uso queste tempere, seguo tutte le istruzioni. Poi dobbiamo decidere cosa disegnare e potete procedere in due modi. Se avete seguito il tutorial, le misure di questo pezzo di stoffa sono 19 per 21. Quindi io cosa ho fatto? Quando sono andata a prepararmi il cartamodello, mi sono preparata dei fogli 19 per 21, dove mi sono fatta una bozza del disegno che vorrei andare a realizzare e sono questi. Io ne ho preparati alcuni diversi. Vorrei realizzare questo. Voi naturalmente potreste cercare delle immagini da internet e stamparvele e farvi anche della sorta di stencil, quindi andando a ritagliare questa parte e quindi poi andando con una spugna a tamponare il colore. Allora, ci servirà un piatto dove andremo a mettere le tempere, dei pennelli. Il nostro disegno andrà così. Per quanto riguarda questa parte, io sono sicura perché qui ho già fatto la cucitura e quindi non avrò problemi. Mentre per quanto riguarda queste parti e questo, c'è ancora da calcolare il bordo della cucitura. Quindi, anche se farò il disegno qui nel bordo, so già che un po' di questo disegno verrà verso dentro. E quindi non si vedrà. Quindi prendo una matita e mi rifaccio il disegno sulla stoffa. Che abbiamo terminato una bozza del disegno sulla stoffa. Io l'ho fatto con la matita. Andiamo a vedere i colori che ci occorrono. Quindi a me sicuramente servirà il nero per fare i bordi, però pensavo di usarlo per ultimo perché ho paura che macchi tutti gli altri. Quindi procederò a fare prima tutte le parti colorate. Colorare il disegno e adesso lo farò asciugare 2 ore. Siccome si è fatto tardi,
Penso che vi farò l'aggiornamento domani quando c'è più luce. E ve la farò vedere anche una volta che è cucita. Quindi io adesso lo lascerò asciugare e poi lo passerò sotto il ferro da stiro. Quindi a domani, ciao! Ok, a questo punto dobbiamo stirare la nostra mascherina. Io ho messo la mascherina alla rovescia, come dicono le istruzioni, e per sicurezza al di sotto ho messo un pezzettino di carta forno e c'è scritto di stirare per 5 minuti. Quindi io ho deciso che siccome è esattamente come va stirato, non è specificato, allora io tengo il ferro da stiro un po' fermo. Poi lo sposto, mi do dei secondi e lo faccio per tutto il disegno. Naturalmente ho guardato nell'orologio 5 minuti, quindi procedo così. E poi procedo anche stirando normalmente. Quindi passando il ferro da stiro normale, come se stessi stirando il tessuto, e vado avanti così. Quindi sto un po' ferma, mi sposto e poi invece lo passo come se stessi stirando. E questa operazione la faccio per 5 minuti. Questo è il risultato delle mascherine una volta lavate in lavatrice. Io le ho lavate a 40 gradi, quindi ho fatto il ciclo normale della lavatrice e in più ho inserito anche, oltre che il detersivo, un disinfettante appunto per disinfettarle. Questo è il risultato una volta lavate e asciutte. Io le ho appena ritirate dallo stendino. I colori, come potete vedere, sono rimasti belli vividi, anche il nero. Vedete? Non è venuta via nessuna scritta. Come potete vedere. Poi, questa invece è l'altra mascherina. Quella con i colori, e anche in questo caso i colori sono rimasti belli accesi. In questo punto, se vi ricordate, avevamo fatto una sovrapposizione di colori con il rosa e il nero, e assolutamente non è venuto via. Questa cosa ve la dico perché ho realizzato anche un altro modello di mascherina, di cui vi lascio sempre giù nell'info box il tutorial perché è di un'altra ragazza che trovate qua su YouTube ed è questa mascherina qua. È un modello completamente diverso. Questo infatti non ha pieghe, ha anche questo la taschina interna per inserire un pezzo di carta forno, un pezzo di pelle, insomma, comunque sia un qualcosa che non faccia passare l'acqua. Con questo modello qua io sinceramente mi sono trovata meglio perché il disegno rimane più integro. In queste il disegno viene piegato, quindi in alcuni punti anche indossandola il disegno va un po' a perdersi, almeno se fa a seconda del disegno che fate. Mentre in questo resta più integro, siccome appunto la stoffa non viene piegata, ma la sagoma è questa. E quindi basterà fare il disegno tenendosi all'interno qua, e alla fine le uniche due cuciture che vengono fatte sono queste, una sopra e una sotto. Ma comunque il disegno non va a perdersi. Anche perché poi, anche se c'è la piega, comunque sia la piega va verso fuori. Vedete? Io comunque sia vi lascio entrambi i link per i due tutorial in modo che possiate decidere liberamente quale dei due schemi preferite. Quale delle due mascherine preferite?
A questa ho fatto solo due varianti, che sono l'inserimento di un ferretto per fare in modo che la mascherina resti piegata sul naso, e gli elastici li ho inseriti in modo che avvolgano la testa rispetto a come li mette la ragazza, che sono per agganciarli dietro le orecchie. Io quindi, come sono andata a fare la cucitura interna per chiudere la mascherina, ho inserito i due elastici così. E una volta rigirata la mascherina, quindi messa nel verso giusto, ho inserito verso l'interno i due elastici e ho fatto la cucitura così. La ragazza invece nel video fa vedere che fa una piega così, nel quale poi inserisce gli elastici. Io non l'ho fatta semplicemente perché gli elastici li avevo già inseriti dentro, e ho trovato che inserirli dentro faceva in modo che l'elastico fosse più resistente. Ma è solo perché io li ho messi così. Quindi voi potete decidere come preferite. Mi sono già preparata altri tagli per fare altre mascherine, anche perché è giusto averle di ricambio. E ho realizzato anche questo. E lo schema è il medesimo di questo. Però qui purtroppo avevo scritto Southside Serpents e la scritta è venuta via al lavaggio. Sinceramente non so esattamente il motivo per cui sia successo. Io credo che sia perché sul sito consigliano che se si devono fare sovrapposizioni di colore, si possono fare con il bianco. All'inizio del video vi dico che se si deve dipingere su tessuti scuri è consigliabile dare una mano di bianco. Io qui non l'ho fatto e ho usato il verde senza mischiarlo con il bianco e ho dato il colore nero sopra, e infatti il nero è venuto via. Però, nonostante che il colore sia venuto via, i colori non hanno assolutamente estinto, perché il colore che ha perso da qua non si è andato a trasferire sulle mascherine, che vedete erano bianche e bianche sono rimaste. Ho lavato anche altre mascherine bianche e non si sono macchiate. Il consiglio che posso darvi è: se dovete fare uno sfondo scuro e però volete fare una scritta di un altro colore, vi consiglio di realizzarvi la scritta con la carta gommata o dello scotch, attaccarlo in modo che poi la scritta con il colore, ad esempio nero, la farete direttamente sulla stoffa, quindi come in questo caso rifacendo i bordi neri. Quindi andrete a colorare direttamente sulla stoffa. Però io ho notato che qui non l'ha fatto, e non l'ha fatto sicuramente per il fatto che io il rosa l'ho ottenuto con il bianco e una puntina di rosso, e non l'ha fatto neanche in questa, che vedete qua è verde. Io ho fatto la scritta in questo punto, però io il verde per realizzare questa mascherina l'avevo mischiato un po' con il bianco. Quindi secondo me, se dovete fare delle sovrapposizioni di colore, dovete mischiare il colore con il bianco per poi poter sovrapporre. Ad esempio, vedete che qua la stoffa è rimasta bianca? Ecco, ora io qui tranquillamente potrei dare il nero e sarei sicura che non viene via. La stessa cosa potete realizzarla con le scritte. Sto già editando il video per farvi vedere come realizzare questa figura con lo stencil. Con la stessa tecnica potrete realizzare gli stencil delle figure che preferite, stampandovele anche da internet, perché alla fine il metodo è lo stesso, cambia solo la difficoltà del disegno che volete realizzare.
Quindi, come questo, che è più complesso, ma alla fine il metodo è lo stesso. Le mie conclusioni in merito a queste tempere sono più che positive, perché sicuramente questo è dovuto a un errore mio, perché nelle altre non è successo. Io sono rimasta molto contenta di queste tempere, devo dire che l'effetto è molto bello. Sicuramente tra un paio di settimane che avranno fatto molti più lavaggi queste mascherine vi potrò dare degli aggiornamenti, anche perché vorrei realizzare anche delle magliette, però voglio prima capire esattamente a quanti lavaggi resiste il colore e se resta comunque nel tempo. Al tatto l'effetto resta molto simile ai disegni che ci sono nelle magliette che acquistiamo, quindi non è assolutamente fastidioso, resta un pochino patinato. Sono molto contenta di queste tempere, mi sono trovata molto bene. Sono rimasta molto contenta, come vi ho detto, quindi io assolutamente ve le consiglio. Tra un po' di lavaggi vi darò un aggiornamento. Io sicuramente queste le riandrò a riutilizzare quando questi dispositivi finalmente potremo lasciarli a casa. Le andrò a trasformare in delle pochette da tenere in borsetta. Quindi andrò a scucire questa parte qua e andando ad attaccare un altro pezzo di stoffa sul retro e andando a inserire una cerniera o dei bottoni. Quindi le riutilizzerò sicuramente. Voi con questo metodo potrete sì, personalizzare questi dispositivi di sicurezza, ma potrete anche dipingere delle magliette o altre stoffe, delle pochette. Potrete anche crearvi appunto degli oggetti voi, personalizzandoli e facendo dei disegni a piacere oppure presi online, qualcosa che magari vi piace. Quindi liberate la vostra fantasia. Divertitevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!